Mio marito oggi mi ha fatto proprio incazzare. Quando dice ci penso io. E poi? Sono un po' stanco, è stata una giornata infernale. Col cazzo che lo fa? Gli lascio la lista delle cose da fare quando non ci sono e lui nemmeno la legge. E poi magari dice che non l'ha nemmeno vista. Ma dove la trovo? E poi non mi ascolta. Cosa c'è? Io parlo e lui annuisce. Ma chiaramente non mi sta ascoltando. Già. Quando parlo, credo che mi metta in modalità silenziosa nella sua testa. E quando russa, la notte lo riempio di calci per farlo smettere. Non lo sopporto. Gli do un calcio, salta per aria e dopo 30 secondi ricade in un sonno profondo. E ricomincia a russare, più forte di prima. Tu fai venire gli incubi a me. E quando non si sveglia la notte? Quando si sveglia il bambino? Cade il letargo. Perché la sveglia la sente e il bimbo che urla e che piange? No. Cosa c'entro io? La sveglia sì e il bimbo no. La sveglia sì e il bimbo no. Ma perché? È lentissimo. Per lavarsi e per vestirsi ci mette il tempo che ci metto io per lavare me, lavare i miei figli, vestire me e vestire loro. Questo è il massimo della collaborazione che ti posso dare. Quando apparecchia porta un piatto alla volta, ma io dico hai due mani, due piatti. E quando dice posso farlo domani? E quando mi chiede dove sono i vestiti dei figli? O dove sono i tavolini, o dove sono i giochi, o dove sono i libri, o dove sono i ma io dico ce li ha sotto il naso. Quando dice torno a casa tra 10 minuti e poi torna dopo un'ora. Sempre per non parlare che quando lo chiamo non può mai parlare perché è sempre impegnatissimo. Manco il papà è così impegnato. E quando lascia vestiti? Ovunque. E quando faccio la lavastoviglie, che dice che ho infilato i piatti male e che non sono capace, ma che la faccia lui. Ma tu sei matta, ma neanche per sogno. Quando si fa la barba e lascia peli ovunque. Quando fa la doccia sembra che sia passata una scimmia da quanti peli trovo. E quando gli chiedo di fare una cosa e lui mi dice se mi dai il tempo lo stavo per fare anche se non me lo dicevi. Ma vaffanculo, va. O comunque è un papà bravissimo, sapete che mi sento meglio ora, mi sono proprio sfogata. Mamme, ora tocca a voi. Aspetto un vostro breve video in cui mi dite tutto quello che vi fa incazzare dei vostri mariti. Mandatelo a questa mail. Creerò quindi un nuovo video con tutti i vostri sfoghi in cui sarete voi le protagoniste. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina e condividi. Ma che barba, eh? Io non ne posso più, io sono stufa. Buonanotte, buonanotte.